Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di approfondimento sulla beta di Call of Duty Black Ops 3. Finalmente sono riuscito a giocare alla beta e vi volevo riportare le mie prime considerazioni, ma soprattutto quali sono secondo me le armi più forti di questa beta, di questo gioco. Poi ovviamente sicuramente molte le patcheranno e via dicendo, però al momento vi posso dire quali sono le armi che mi sono piaciute di più. Sono riuscito a provare la beta a casa di un mio amico con la PlayStation 4, quindi vi dico subito quali sono secondo me le armi più forti e qui sotto nei miei commenti mi fate sapere che cosa ne pensate. Prima arma, la RK7, fucile d'assalto con una cadenza di fuoco altissima, sembra quasi una mitraglietta, danno veramente molto elevato mentre precisione non delle migliori, però questa fa la sua sporca figura soprattutto senza il mirino. Secondo me il mirino standard di quest'arma è veramente ottimo. Seconda arma, il Man of War, arma secondo me illegale. Perché? Perché ha un danno elevatissimo, forse è l'arma più forte, perché al momento non sappiamo quali saranno tutti i fucili d'assalto del gioco, ma sarà una delle armi più forti del gioco per quanto riguarda il danno, e questa utilizzata con il mirino Red Dot è veramente qualcosa di assurdo. Quanto è forte ragazzi quest'arma, ma soprattutto quanto è precisa, perché ha la precisione quasi pari al danno. Terza arma che mi è piaciuta molto, ma è un po' difficile da utilizzare, è l'M8A7, però sinceramente non mi è dispiaciuto, ha una precisione devastante, la lunga distanza è un'arma precisissima. E per finire una mitraglietta, il Razorback o il Razorback, come volete chiamarlo voi. La cosa particolare di questa mitraglietta è che è veramente molto precisa. Normalmente sapete che le mitragliette hanno sempre un'altissima cadenza e una bassa precisione, mentre questo Razorback ha una precisione fantastica. Il problema è il danno, e ho visto che non si kill benissimo, però fidatevi che nelle mappe molto strette e nelle stanze molto strette, nelle tre mappe disponibili, fa veramente la sua sporca figura. Se dovessi scegliere tra queste quattro armi, deciderei a occhi chiusi il Man of War, arma secondo me al momento illegale, sembra di rivivere il BAL 27 su Call of Duty Advanced Warfare le prime settimane, dove sparavi, morivano con un colpo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e qual è secondo voi l'arma più forte della beta di Call of Duty Black Ops 3. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.